Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi è Pasquetta, quindi anche se un pochino in ritardo, vi auguro comunque a tutti buona Pasqua in video. L'avevo già scritto sulla pagina Facebook, ma so che è molto poco frequentata. Mannaggia voi, vi metterò comunque il link in descrizione per tutti coloro che volessero dargli un'occhiata. Quest'oggi, dopo pranzi, dopo mangiate, abbuffate clamorose, è giunto il momento di parlare, di tornare a fare un piccolo vlog. Avete aperto per caso le uova di Pasqua? Ecco come domanda. Anche a me, sì, no, non lo so, cosa avete trovato, qualcosa di carino. Ecco, a me è capitato di aprire un uovo di Pasqua, giusto ieri, o l'altro ieri, insomma, ho anticipato un attimino, e mi è capitato di trovarci dentro una cosa veramente inaspettata, cazzo, ma no, seriamente, perché dici, ah, so, c'è l'incartamento bello, poi lo apri, no? E dici, ma cos'è sta merda, no? E dentro l'uovo di Pasqua io ho trovato niente poco di meno che l'annuncio di Resident Evil 7. Praticamente cosa è successo? Niente, apro questo bell'uovo, c'era questo fogliettino, fa gentile cliente, ho preso l'uovo Capcom, no? Quelli proprio belli con tutto l'incartamento, ho detto ci troverò dentro chissà cosa, no? Capolavoro magari, quello che non riescono a fare da 20 anni. Niente, tiro fuori l'annuncio di Resident Evil, dico, cazzo, ma è vera questa roba? Allora mi informo un attimino ed ho scoperto che effettivamente l'uccellino, il bigliettino dentro l'uovo di Pasqua aveva ragione. Cioè, Resident Evil 7, ci rendiamo conto? Cioè, veramente mi sto facendo un vlog su questa cosa? Cioè, è fantoziana la cosa, sembra veramente tipo mega direttore, gran mascalzone, cioè Capcom è quello, cioè gran farabutto di gran croce, ancora ci casca dentro queste puttanate, cioè siamo ancora a parlare di Resident Evil. Dopo 1000 anni e un'intera generazione di fallimenti, ancora insistono, martellano, battono non il ferro finché è caldo, battono l'incudine perché non c'è più neanche il ferro da battere ormai. Cioè, sono così impazziti, no? Gli hanno dato qualcosa, c'è cioè lì il fabbro che picchia, non importa più cosa picchia, lui picchia. E qua è la stessa cosa, cioè stanno veramente diventando delle parodie di se stessi. Cosa è successo? Si sa, Resident Evil 7, il rumor girava da un pochino di tempo, ma adesso sembra quasi diventato una realtà. Si parla addirittura che alle 3 Capcom annuncerà l'ennesimo capitolo della saga, che non è che la saga parla di zombie, è la saga stessa che è uno zombie, un morto che cammina già da un'intera generazione, basta vedere cosa ho qua dietro, tranne magari questo, ma vabbè, lasciamo magari perdere. Io pensavo fosse uno scherzo, ho detto ma cazzo, però guardo il calendario e dico ma cazzo, ma il 1° di aprile è passato da un po', quindi purtroppo non era neanche uno scherzo, cioè è reale, Resident Evil 7. Cioè già col 6 ci avevano detto, ah, il ritorno al survival horror come si deve, bla bla bla. Dove? Cioè forse il ritorno al survival horror lo vedremo con Devil Within, sperando. Di sicuro non con Resident Evil 7. L'annuncio stesso del gioco, secondo me, è un insulto ai videogiocatori. Perché, cioè, seriamente, cioè, mi prendi in giro. È una generazione che mi prende in giro con giochi che non sono più Resident Evil. Vogliono essere action, sono malfatti, banali, scontati, orribili, che non hanno nulla da dire, ma che magari giocati in cooperativa ti fai due risate. Cioè, i Resident Evil sono diventati questo. In cooperativa ti fai due risate. Li giochi così mentre stai mangiando il panino, mentre stai, non so, facendo qualcos'altro, giochi a Resident Evil, dici, oh, to, sparo. Ecco, questo è diventato Resident Evil. Un gioco neanche di serie B, C, serie Z. Cioè, un indie è fatto meglio. Cioè, siamo di fronte veramente a degli abomini videoludici, secondo me. E qua si parla del 7. Cioè, ripeto, il solo annuncio è una presa per il culo. E infatti io sono qua a chiedere a voi, ma come avete, cioè, ci credete, non ci credete? È vero, non è vero? Perché ripeto, ditemi che magari mi sto sbagliando io, non è vero, è tutto uno scherzone, un po' in ritardo perché siamo già un po' avanti, però magari è uno scherzo, che ne so. Siamo cos'è, il 20 d'aprile, 21 d'aprile, magari hanno fatto un pesce d'aprile, hanno un calendario sballato, usano il calendario egizio loro, che ne so. E la cosa assurda è che, cioè, leggendo in giro, pochi per fortuna, ma c'è quasi gente entusiasta di questo annuncio. Sì, finalmente il nuovo capolavoro! Perché c'è gente che al 6 riesce a dare un 9,5 come voto. Cioè, siamo a dei livelli veramente
Gente che non sa più distinguere cosa è bello e cosa è brutto oggettivamente. Resident Evil 6 non è un Resident Evil, vuole essere un action, è malfatto, è ridicolo perché risulta veramente ridicolo. Eppure non è un gioco di Suda 51. C'è un conto, dici, mi fai un Lollipop Chainsaw dove c'è sta qua tutta che mangia le caliche, che motosega gli zombie. Dico, vabbè, ma cazzo, ma è Resident Evil, cioè dovrebbe essere una roba seria. Il fatto di voler portare avanti così tanto un qualcosa di morto da tempo è sbagliato, ma almeno fosse un reboot, un remake. Tra l'altro, gioco che doveva essere esclusivo Xbox One, poi smentita, quindi non preoccupatevi voi possessori di Play 4 come me, potrete giocare tranquillissimamente l'ennesimo capolavoro di questa saga che no, che continua ad andare verso il nulla. Cioè, non è che ha aggiunto il burrone, di solito ci si ferma, no? Questi sono saltati nel burrone e continuano a camminare nel vuoto mentre stanno cadendo, no? Non se ne sono neanche resi conto. L'annuncio è agghiacciante, cioè non fa paura il gioco, fa paura l'annuncio del gioco stesso, perché veramente una roba del genere, io fossi in Capcom un pochino mi vergognerei. Ma anche indipendentemente dalla qualità del titolo, che poi dicono ci ispireremo a The Last of Us, sarà il survival, ma lo dicevate già del 6. Doveva essere il survival, il 5 idem, il Raccoon City idem. È una vita che continuate a dire il grande ritorno di qua, il grande ritorno di là. Non state tornando a nulla. Non state tornando a nulla, state producendo un qualcosa che è orribile sotto tutti i punti di vista. Io poi sono veramente stanco di dovermi sempre ripetere, ma cioè, le saghe, i brand, le storie, a un certo punto devono avere una conclusione. Motorino del cazzo. Devono avere una Cristo di conclusione. Non si può continuare. Poi, specialmente se sono fatte male come queste. Se sono fatte male così, cioè, continui, non sai più dove stai andando. Ripeto, è come viaggiare senza navigatore, senza cartina, senza benzina pure. Non viaggi, sei fermo lì, ma non te ne rendi neanche conto. Fai brum brum così con la bocca. Sei sulla macchina brum brum e sei fermo. Cioè, Capcom è questa, è impazzita completamente. Sono veramente fuori logica. Sapete quale potrebbe essere forse l'unica nota positiva in questa melodia disastrosa? È il fatto che il gioco potrebbe essere esclusivamente per console next gen. Almeno questa roba Capcom l'ha capita. Il problema è che non ha capito tutto il resto. E quindi niente, cioè queste vacanze di Pasqua sono state guastate ancora una volta da questa maledetta sorpresa trovata dentro questo uovo del male di Capcom. Mannaggia chi me l'ha regalato. Però è andata così alla fin fine, dai. L'unica consolazione è che almeno il cioccolato è buono, vediamo. Beh, almeno è buono.